messo in parola il nostro pubblico meraviglioso. Benvenuto Alessandro Magagnini. Guardate qui che ci ha portato. Alessandro e la nostra Laura Petitta hanno avuto un'idea geniale oggi. Ma perché non parliamo, non raccontiamo delle piante nel bagno, comunque negli ambienti umidi? Perché anche in un bel bagno ci stanno le piante, Alessandro. Infatti, che poi è il luogo con più umidità della casa, quindi per le piante è perfetto. Perfetto. Sì, infatti, e poi non ha nemmeno tantissima luce, quindi lì ci utilizziamo delle piante proprio da mezz'ombra, da sottobosco. Quali piante scegliamo? Le felci. Le felci. Che devo dire? Allora, posso dire una cosa? Noi siamo abituati a questo tipo di felci, quelle più evidenti, quelle più riconoscibili. Sì. Ma invece le felci sono tantissime. Tantissime, difatti. Quelle sono le nefrolepsis, le classiche proprio felci che conosciamo. Ecco. E poi invece ci sono altre tipologie, come anche la Dianthum capilvenere. La capilvenere. La capilvenere, è una felce è questa? È una felce che mettiamola può... qui così la studiamo per bene. È perfettissima, si chiama capilvenere proprio perché i fusti hanno questi sottili, sono neri, e quindi sembrano proprio i capelli di Venere. Non a caso però è una pianta che si utilizza anche per rinforzare i capelli. Veramente? Quindi, sì, infatti. E come si usa questa? Proprio come... Tutti quanti, tutte con le chiome, però. Cioè, come si usa? La strofinata, sì. Sì, o creando proprio la lozione, infuso, sì, o farla bollire, oppure direttamente proprio strofinata. E da lì tante volte il nome, le piante racchiudono in sé quello che poi... certo, quello che portano, il beneficio che portano. La capelvenere. Allora, che tipo di piante sono? Delicate, allora, hanno bisogno di cure? Di che parliamo? Allora sì, la capelvenere infatti inganna, perché è una felce, basta che voi... girando per le campagne vedete dove lei cresce sugli anfratti rocciosi calcari, nelle grotte, qui nel buio, ma sul calcare, quindi non è una pianta acida, ma vuole non quindi la torba, ma vuole proprio un terriccio più simile al nostro, quindi l'argilla anche, o è sabbioso, quindi non va coltivata come le altre piante, come le altre felci, ma possiamo utilizzare direttamente anche della roccia, quindi del materiale roccioso. Questo è molto molto interessante. Alessandro, le altre felci invece, tipo per esempio... tipo questa tradizionale? Sì, loro vivono invece su un ambiente un pochino più acido, quindi anche sono piante epifide, ricordiamo, le felci. Quindi vivono proprio attaccate alle altre... Si aggrappano ai tronchi. Sì, non entrano all'interno della pianta, quindi non è tipo il vischio, un parassita, ma lo utilizzano come materiale d'appoggio. Tutto questo come arriva nei nostri bagni? Utilizzando materiale di... insomma comune sfruttamento, insomma di comune appunto utilizzo, non volevo ripetere la parola, della serie bigodini, rolli, spugne, guardate qua il Magagnini cosa vi inventa oggi, vai, c'è ragione, c'è quello. No, il bagno è bellissimo, è una fucina di idee praticamente. Allora, in questo caso ho abbinato insieme due tipologie diverse di piante. Allora, usiamo un cesto tranquillamente. Questo quello qua, del bagno, benissimo. Sì. Vuoto. Con dove in genere ci mettiamo gli asciugamani, ben ripiegati, infatti, queste cose qua. E prendiamo una felce particolarissima, che è quella da valla in umada. Si chiama umada perché proprio ha queste radici tutte ricoperte da peli, che sembra un ragnetto uguale. È vero, le zampe di un ragno, è vero. Ma queste devono stare fuori normalmente? Le felci, possono star fuori d'estate. No, dico fuori dal vaso, queste qui. Sì, devono stare, no, ecco, infatti, non sono secche queste radici. Infatti. E non so nemmeno, non vanno rimesse all'interno. La pianta le fa per captare più umidità possibile, ecco. Quindi si ricopre di peli in modo tale che diventa proprio un igrometro. Quindi l'ambiente ideale è davvero il bagno, sì, con l'umore della doccia, tutto l'umido, perfetto. Allora, come facciamo? Allora, mettiamo sempre sul fondo, abbiamo detto, siccome il vaso non è forato, il lapillo. Senti, Ale, qua c'è... ci hai messo la plastichina, sì, perché attenzione, benissimo. Infatti, ecco perché metto il lapillo, perché siccome è impermeabile, dobbiamo creare del drenaggio. E l'acqua non deve ristagnare mai sotto, deve essere sì umido, ma non inzuppato nell'acqua. Quindi, perfetto, lapillo. Quindi mettiamo un bello strato fondamentale di lapillo. E poi andiamo a utilizzare questa volta della torba. Abbiamo portato tanta di quella terra che potremo invasare tutti gli alberi di Via Aurelia. Lo dico perché la settimana scorsa abbiamo mancato. Ma insomma, noi apprendiamo sempre dagli errori che facciamo, ne facciamo degli altri. Questo è poco ma sicuro, però va bene. E poi andiamo a utilizzare la corteccia. Quindi lapillo, terra e corteccia. Sì, adesso andiamo a mescolarlo poi, mi raccomando. La corteccia in questo caso non è quella che usiamo sopra,
per il con la faccia matura. Questa. Ma è un bacche, è una grottezza di pino che viene sminuzzata ma non trattata con degli insetticidi. Quindi o con potremmo anche raccoglierla nei luoghi chiaramente puliti e poi la sminuzziamo a casa. Possiamo benissimo usare anche delle foglie di bosco da mettere sotto. Esatto. In più poi cosa facciamo? E lo mescoliamo per bene. Esatto. Questo va proprio rimescolato perché la corteccia serve proprio, deve degradarsi. Lasciamo però il lapillo sotto. Sì, non arriviamo giusto? Fino in fondo a mescolare. Benissimo. E poi utilizziamo una cosa che abbiamo tutti in bagno, la spugna. Quella no, magari vabbè, la spugnetta bellissimo, la tagliamo. La sminuziamo tutta usata, magari togliamola. Sì, non certo, nuova. Non sprechiamo quelle nuove. E la sminuziamo in pezzettini piccolini, perché abbiamo detto che è una pianta bifida, quindi vuole moltissima umidità. E la spugna trattiene un sacco di umidità. Scusatelo, di stupore dov'è? Perché loro seguono, mi fanno in umore. Ma è una roba bellissima questa. Sì, è bellissima. Infatti viene proprio. Ma posso spiluccarla sì, pure sì, io? Sì, sì, anche a mano è un po' dura perché si intende. È meglio che lascio qui se mi date un'altra forbice, volevo aiutarla, ma. No, un po' durissimo. No. Insomma, ne mettiamo un po' di pezzettini di spugna. Distribuita magari, sulla superficie. Sì, pezzettini piccolini, più possibile piccoli, perché le radici devono infiltrarsi all'interno, devono avvolgere la spugna. E la utilizzano proprio come una borraccia dalla quale attingono poi. Questa sarà la riserva di acqua. La riserva di acqua, sempre rimescolata all'interno. Bene. Poi andiamo a metterci all'interno la lavalla. Vi abbiamo detto, importantissimo, la radice che esca fuori. Ecco, questa quindi è bella perché loro praticamente bevono il doppio, il triplo rispetto alle altre piante e quindi utilizzano questi rametti infatti, qua. Che sono anche particolari. Certo, l'idea del ragno funziona. È vero. Anche poi è elegantissima come la Capelvenera, questi sottili. È verissimo. Rametti. Anche perché, come dici tu, queste si sente che sono vive, non è legno morto. No. Dobbiamo sempre toccarle e anche onusarla perché sa proprio l'odore di sottobosco. È vero. La si riconosce. Mi raccomando, non fate ristagnare l'acqua, se no si ingialliscono le foglie. Senti, ma come ce ne accorgiamo? Allora, se la pianta ha poca acqua, l'ambiente è troppo asciutto, la foglia si secca, si disidrata e la piano piano appassisce. Se invece l'ambiente è troppo bagnato, la pianta si ingiallisce. Le feci, troppa acqua, sì, la famosa troppa acqua. Sì, non sono piante molto esigenti in fatto di conclimazione, se sì un po' d'azoto giusto per le foglie perché non hanno fiori. Ecco, la particolarità delle feci è che sono piante che non si propagano attraverso i fiori, i semi, i frutti, ma sono cormofite, praticamente vivono grazie alle spore. E quindi quelle devono essere libere di poter respirare, di poter fare tutto quello che vogliono. E si propagano facilissimamente. Insieme ci abbiniamo un'altra pianta che poi vedremo dopo. Lo dopo ci andremo, cioè sarebbe il Photos. Il Photos. Che ci abbiamo tutti, non mi dite che ce l'abbiamo ovunque. In cucina, nei corridoi. Sì. Senti, insieme si fanno compagnia bene, vero? Sì, perché il Photos anche lui è una pianta bifida. Anche lui vuole tantissima umidità. C'ha bisogno pure di umidità, sì. È vero. E quindi proprio ci ricade. Mia, ragazzi, ma è bellissimo. Che ne so, sul marmetto. Della, o sull'armadietto del bagno sull'armadio. Sul davanzale. Noi in alternativa possiamo anche le feci coltivarle su dei cestini. Adesso faremo vedere poi in futuro anche come coltivarle dentro i cestini per le mollette che sono tutti forati. E là la terra come perché tu la rivesti di plastica o di plastica oppure un tessuto non tessuto così traspira. Bella questa. E poi ci mettiamo direttamente all'interno della corteccia solo perché tanto non c'hanno bisogno di, abbiamo chiaro, detto tantissima terra. Oppure addirittura nei guanti che non usiamo più per lo scrub del corpo. Quindi, i guanti? Sì, quei guanti fatti in materiale tipo canapo. Questo è grande, quando veramente invece di buttarli e si riempiono le dita di corteccia, semplicemente corteccia e spugne. Oppure direttamente anche nella in verticale. Ma è bellissima questa composizione, ma sta venendo che è una cosa meravigliosa. È bellissima. La corteccia che mettiamo in mezzo la mettiamo anche sopra stavolta. Ecco, il fondamentale perché abbiamo detto anche in casa va sempre coperta la terra. Esatto. Non lasciate mai le piante col terreno scoperto, dovete creare l'ambiente naturale. D'altronde noi rimbocchiamo le copertine tra di noi perché non dobbiamo farlo pure qua. No, noi stiamo per dare l'ultimo tocco. Intanto guardate che spettacolo che è già avvenuto. Perché poi ci devi dire quanto bisogna innaffiarlo con lo spruzzino. Sì, infatti. Che allora, facciamo? Abbiamo una triplice innaffiatura. Bagniamo diciamo sia con adesso, lo spruzzino, ecco, costantemente vediamo, anche una volta al giorno, sulle foglie. Anche una volta al giorno? Ovunque. E soprattutto in questo caso abbiamo detto sulle radici. Ecco qui. Con lei. E poi direttamente anche sulla zuppiamo per bene l'acqua una volta anche a settimana
con anche abbondanza. Qui in questo caso il vaso è bello grande, anche un litro d'acqua più che sufficiente. Glielo mettiamo così? Sì, da sopra. Quindi ci hanno bisogno di bere e poi l'umido della doccia, i vapori della doccia fanno il resto. Sì. Facciamo una bella cosa, questo spettacolo continua, mica ci fermiamo qua. Però il Magagnini cosa sta facendo? Sta regalando bellezza in quei luoghi purtroppo terremotati, in quei luoghi che vivono una grande difficoltà. E allora guardate cosa ha ben pensato questo maccione. Di andarsene al convento di San Severino Marche, perché lì ci avevano bisogno di un po' di bellezza in più, visto che le pietre gli ha danneggiato il terremoto. Andiamoci insieme! Che bella che sei! Regalo! Siamo nel convento dei Cappuccini, in Col Persito, dove custodiamo un bel santuario di San Salvatore dedicato al crocifisso. E oltre a questo crocifisso, che è molto antico, prezioso e che è stato venerato dai fedeli della cittadinanza di San Severino, abbiamo anche un bel tabernacolo fatto dai Cappuccini nel 1750 circa, di legno di noce interziato in avorio. Oggi abbiamo un sacco di lavoro da fare, dobbiamo anche sbrigarci prima che incominci a piovere. Innanzitutto vediamo, abbiamo tutta questa siepe di ligustro che si è seccata purtroppo, quindi andiamo a ripulirla. Quindi Fra Gabriele, intanto ti posiziono già te, tagliala a 10-15 cm d'altezza dal terreno. Benissimo. Così le facciamo ripartire tutta quanta. Abbiamo tutto questo, come sapete il convento è terremotato, quindi è cambiato anche il viale d'accesso. Prima era un viale secondario, adesso è quello primario. Abbiamo molte vasche in disuso abbandonate, poi le puliremo tutte e le svuoteremo e lasceremo solo alcune ciotole che andremo a riempire poi con dei fiori. Invece, cosa importante però che incominciamo subito, sono quei due alberi là di piraganta. Questi si sono ammalati quest'estate con del ragnetto rosso, hanno cominciato a far ingiallire tutte quante le foglie e si sono un po' pelati. Quindi che facciamo? Li travasiamo, perché stanno brutto, ma questo è l'ingresso, e li andiamo a piantare dove Fra Gabriele sta cominciando a pulire tutto quanto la siepe, proprio una a destra e una a sinistra, come fosse un secondo ingresso. E qui ci andremo a piantare invece due corbezzoli. Vedete, questo ingresso è bellissimo, ci sono queste piante fiorite, le dature, si chiamano le trombe degli angeli, venivano poste all'ingresso proprio perché davano l'inizio, come gli angeli, con le trombe che suonavano ai pellegrini. Noi però, siccome queste sono piante estive, d'inverno scompaiono, le andremo a portare tutte via, al loro posto andiamo a sostituirle con queste margherite stupende che poi sono il simbolo della nostra associazione, dell'Avuls. Bene ragazzi, adesso abbiamo l'ultima cosa da fare. Vedete tutta questa parte di muro tutta abbandonata con tutte le vasche? Andiamo a ripulirle tutte quante, lasciamo solo le ciotole, quelle rotonde, e ci piantumiamo tutti i crisantemini piccolini sotto alla base. Bene, a San Severino la pianto qui, faccio un salto e torno lì. Faccia di questi frati una volta che hai restituito lo spettacolo tu assieme all'Avuls di questo ingresso meraviglioso. Tenete d'occhio le immagini che avete visto, perché poi ritorneranno. Intanto noi stiamo parlando delle piante per i bagni, per il bagno, proprio il bagno, e niente più umidi. E che cosa si inventa il Magagnini? Avanti. Allora, abbiamo un'altra tipologia di pianta che può essere tenuta in bagno, che è la tillandsia. Questa qui, la tillandsia. Sì, le figlie del vento che vivono in Argentina, sui pali del telefono e sui fili della luce, e assorbono l'umidità dell'aria, quindi deumidificano l'ambiente. Figlie del vento è un nome bellissimo da dare a una pianta. E poi cosa ci facciamo? Praticamente usiamo i bigodini che abbiamo per i capelli. Sì. Poi è un controsenso, loro arricciano i capelli, questi invece evitano l'increspatura dei capelli. Cioè in che senso? Perché le tillandsie assorbono l'umidità. Ma te vedi, le sa tutte, le sa. Allora, prendiamo i rolli. Li blocchiamo con un elastico per capelli. Sì. Creiamo una sorta di fiorellino. Perfetto, una base. Una base per la pianta. Andiamo a far crearci un fiocco usando del nastro per capelli. Certo. Quindi tutto i capelli. Tutto lì, certo, il tema è quello, te lo mantengo io. Oh, grazie mille.
e poi andremo a inserirci all'interno, sfruttando proprio il foro del bigodino. Ma io sto impazzendo perché queste sono delle cose bellissime da fare per Natale. Sì, per regalo. Perché il regalo che cos'è se non un pensierino? Sì. Visto che speriamo che ci ricordiamo sempre che a Natale è nato Gesù bambino, sì, e non soltanto è venuto Babbo Natale. Lo diciamo a casa questo ai nostri bambini? A scuola vorremmo ricordarlo? Benissimo, il fiocco è fantastico, ora lo giriamo, non vi preoccupate, lo giriamo. Guardate qua come sta bello così. E poi all'interno ci divertiamo con diverse altezze di dillanzi. Scusa, ma perché questa no, non c'ha bisogno di terra? No, vivono senza terra e senza radici. E quindi, e poi guarda che fanno tutte le piantine intorno. Lo sapevate, mamma mia, lo sapevano qui dietro, lo sa, san tutto. Ci mettiamo diverse No, ma è bellissima questa. Facciamo una composizione con le dillanzi. Allora, non dico un centro tavola perché c'è quel problema del bigodì che è a tavola, sì, infatti, giusto, no Luisa? Non sta la suocera mia, sta lì, vero? Nel senso che, però io questo da regalare con, non lo so, con degli asciugamani, delle cose, anche infatti, è una roba fichissima, volevo fare il marketing e il tempo si spera. Le sorprese non sono finite, sì, qua, perché avete visto quella pianta meravigliosa delle trombe degli angeli? Ma i frati ce l'hanno regalata di San Severino Marche e l'abbiamo portata qui, la scopriamo, guardate che un incanto, è un po' voluminosa per cui l'abbiamo messa là. Io direi, Ale, se pian pianino intanto ci racconti di che pianta parliamo, sì. Questa è quella che avete visto nel filmato, ce l'hanno regalata, che questa bella. È la Brugmasia, praticamente è una pianta, il subtropicale e il Sud America, eh? Che proprio viene coltivata anche da noi come pianta ornamentale in giardino, è la Brugmasia arborea, cresce moltissimo, poi c'è il deficit che d'inverno scompare per il freddo, ma possiamo o ricoverarla in casa o in una sera fredda, oppure vado anche lasciarla lì e tagliandogli da lei. E allora tagliamo senza farle del male. E intanto infatti, guardate, è spettacolare questa. Praticamente prendiamo una talea lunga anche 20-25 centimetri. Tagliandola tra un internodo e l'altro. E non tagliando mai le foglioline alla scellera del nodo. Poi dopodiché andiamo a coltivarla all'interno di una bottiglia. Allora, guardate che altro vi proporrò. Ma questa è sempre per il bagno, diciamo, per ambienti umidi? Questa no, la possiamo tenere all'aperto d'estate e d'inverno riparata o conservata come talea. Perché poi questa andiamo a piantarla adesso, a novembre, ottobre o anche a settembre. E poi dopodiché la teniamo là e comincerà a riformare nuove foglioline a marzo-aprile. Senti, Ale, ma per diventare così grande e bella, quanti anni ci mette quella? Una stagione. No, vabbè, ma è una cosa meravigliosa. Quindi bisogna stare attenti a dove si mette perché poi questa cresce. Sì, molto, allora, molto, quindi c'ha bisogno di tanto spazio. Guardate che posso fare un applauso a qui. Non sono operatori, questi sono artisti. Davvero? Il mio studio è fatto di artisti e perciò siamo così belli. Mi fanno bello a me, quanto dire. Prendiamo. Allora, questa bottiglia di plastica. Questa andiamo qui, proprio a questa tagliare qui. Con delle forbici. Sì. Poi vediamo proprio dei taglietti. Perfetto. Poi dopodiché, per farla vedere, qua, proprio qua, vedete? Sì, sulla esattamente, così si capisce tagliuzzata. Bene. Che ci dopodiché mettiamo? Ci mettiamo, vedete, la corteccia. La corteccina. Che come al solito sotto. Sempre sotto, perché bene, ci trattiene un pochino più umida. Voglio controllare se perde la terra, perché sennò dobbiamo mettere un posto che non mi sporca. No, qua sotto poi mettiamo un piattino di plastica. Benissimo, che noi massaggi a queste cose ci facciamo caso. Sì, sì, stavolta possiamo metterci un piattino di plastica. Vai. Terriccio universale, vero? No, torba meglio. Torba, benissimo. Sì, anche del terriccio universale. Anche il terriccio universale, esatto. Stavolta questo lo dico perché se qualcuno ce l'ha a casa così. Poi dopodiché, attenzione, non lasciamo il fiore, ma il fiore lo tagliamo, perché sennò poi mi si appassisce. Senti, ma te me ne hai regalato prima uno, posso dire? E è profumatissimo. È profumatissimo, sì. Guarda. Ciao, è agrumato, sì. È bellissimo. È una cosa meravigliosa, anche il profumo è bello. Se mi fate questa inquadratura, così in pipipipi, ne fate vedere tutte le rughe, ragazzi. Ho detto che siete degli artisti, su via, fate i bravi, siate generosi con me, c'ho una certa età. E poi la incappucciamo. Ecco, prima di fare questo, magari prima la inzuppiamo bene con l'acqua, così la bottiglia la protegge, fate perfetto serra. Non la tappiamo da sopra, così circola l'aria. Ale, ma che ti sei inventato? Che è una cosa meravigliosa. Quanto tempo la teniamo qua? Ma è bellissimo! Adesso, senza spendere soldi! No, non vi spaventate, sì. I germogli che vedete adesso appassiscono e cadono. Voi lasciateli perché serve alla pianta come antennina per dire alla pianta: oh, io ho bisogno d'acqua, mandamela e quindi le radici incominciano a svilupparsi.
questi passeranno, e poi a primavera rivedrete un piccolo miracolo, che i piccoli germogli si riformano e ricreano una nuova pianta. E a quel punto la rimettiamo in un vaso più quando grande. Quando vedete, ecco perché la bottiglia è trasparente, quando vedete le radici che piano piano si sviluppano, questo è anche bello a far vedere ai bambini, e escono sotto, è il momento di spaccare la bottiglia e piantarla. Questa qui la possiamo tenere noi di bel tempo? Sì, la allora ne avremo cura, ne avremo cura e faremo il piccolo miracolo, se Dio vuole, a primavera. Ma attenzione, il Magagnini che ci sta a fare qui? Perché adesso ha bisogno di un camice. Noi abbiamo bisogno di trasferirci dall'altra parte dello studio, perché signore e signori, arriva il dottor Green! Sigla! Allora, facile facile. Perfettissimo. Ale, perché il potos ce l'hanno tutti. Infatti. Allora, dottore, la prego, facciamo prima intanto la visita. Infatti. Che cosa mi racconta di questa povera pianta? Questo è un potos che stava su un vasino piccolo piccolo, appeso in bagno o anche su una mensola di casa, e cresce facilmente. Lei, abbiamo visto che il vaso si è saturato tutto, quindi è il momento di rinvasarlo. Ma, come vedete, la pianta ha sviluppato solo la parte finale con le foglie, e la parte iniziale non ne ha più. Qui che cosa è successo? È successo, la pianta vuole colonizzare nuovi spazi, cerca una nuova luce, nuove fonti di nutrimento, e quindi si allunga e sotto si svuota, le perde, tanto dice non mi servono, ingialliscono e cadono. Mi sa che qui urge un intervento. Infatti, operazione chirurgica al nostro potos, dottore, mi dica, bisturi. Sono pronta. Vada. Siamo in sala operatoria. Bisturi. Allora, come si taglia? Basta che è facilissimo, il potos, non sbagliate sicuro. Basta che spuntiamo piano, andrebbe tagliata anche metà piante, ma non lo facciamo subito, perché sennò rischiamo che metà pianta rimane totalmente senza foglie. Senza foglie, giusto. E muore perché non ce la fa più andare. Quindi sfoltiamo un po', diciamo che è un intervento, diciamo, conservativo. Conservativo. Bene. Andiamo a togliere tutte le foglie, ecco, tutti i nuovi germogli, tagliando via, adesso una 20-30 centimetri, più che sufficiente. Bello così. Sì, vado così, ecco, che questo. Poi cosa facciamo una volta? In modo che tutto, giustamente chi poi vuole conservare questa non gli resti soltanto il fusto completamente svuotato. Questo dai, poi andremo a piantarlo direttamente su un vaso, così con la terra, stavolta il terriccio anche qui universale. Quindi roba. Il destino di questo è di essere rinvasato. Bastone muschiato. Ma noi che cosa facciamo con le foglioline? Magda, ho capito che ci abbiamo 2 minuti, non ti preoccupare, in sala operatoria ce la faremo, tra 2 minuti è finito l'intervento. Prendiamo del labillo, prendiamo dei bicchieri, quelli che usiamo per lavarci i denti. Anche, scusate, perché noi siamo partiti da quello dal bagno, questi qua li andiamo a comprare, costano manco tantissimo, quindi sono belli economici, ci mettiamo del labillo, solo del labillo, non labillo. È forato il bicchiere, certo, quindi solo esclusivamente labillo, e ci andiamo a inserire all'interno le taline di photos. Attenzione, rispettando la polarità della pianta. E come ce ne accorgiamo della polarità? La foglia, in base della... perfetto. E la andiamo a inserire proprio all'interno. Quanto deve essere? Basta che interriamo il primo internodo, cioè questo. Benissimo. Con la piccola radichetta che già si è formata. Ci lasciamo pure l'ultima foglia? Sì, stavolta la lasciamo. Possiamo farlo perché tanto rimane comunque. Quindi in questo caso, questa qui la lasciamo o la togliamo? No, questa la togliamo. Ok. La spuntiamo, però non mai con le mani, ma sempre con le forbici. Se la strappiamo con le mani, strappiamo via anche la radice. Per carità, col bisturi, mi raccomando. Quindi e quindi ne mettiamo una in ogni Una per ogni immaginate vasetto. Anche questa, su un mobiletto, oppure su un marmo della sulla finestra, tutto colorato, tra l'altro, sulla base della nostra mattonella. Ricade su, scende. E va a coprire anche sopra la mensolina, sì, col termosifone, così il termosifone sottoscalda e sopra poi la pianta scende. Così facciamo due cose, salviamo la pianta grande che recuperiamo e facciamo nascere tante piantine. Senti una cosa, nel bagno chiaramente l'utilizzo di detersivi, di cose, ma questa roba mi sta venendo un'idea, ma anche del deodorante se uno ci pensa. È pericoloso perché il photos o le feci sono piante molto sottosuscettibili a questo, quindi rischiamo poi di creare delle ustioni sulla superficie della foglia, dei macchi proprio marroni,
Quando le vediamo è perché abbiamo usato un deodorante troppo vicino alla pianta, un prodotto per lavare la casa, o anche semplicemente il lucidante, mai usarlo in queste piante. Quindi non si fa, qua questa foglia si pulisce con la pezzetta con l'acqua? Sì, un panno umido. Con un panno umido. Sì. E allora avete visto che il dottor Ghin ci ha risolto anche questo problema? La prossima volta forse parleremo di ficus, perché c'ho il mio ficus sulla mia scrivania che mi sta facendo disperare. Lo vedrete con la prossima visita del dottor Ghin. Grazie di essere stati con noi e grazie a te di onorarci del tuo genio. Pubblicità. È finito il tempo.